È stato inaugurato questa mattina in via Poggio Reale il nuovo polo enogastronomico Il Poggio, aperto dal gruppo di imprese sociali GESCO negli spazi di un ex opificio. Riqualificato e restituito alla città, il locale occupa un'area di circa 1500 metri quadri dove sono allestiti ristorante, bar, pasticceria, laboratorio di produzione, market del cucinato ed una scuola di formazione. Una straordinaria operazione di rigenerazione urbana e sociale al tempo stesso, perché recuperiamo un vecchio opificio abbandonato, uno spazio che questo territorio non utilizza, lo restituiamo alla città così come lo vedete, quindi un posto anche molto bello, accogliente, ben organizzato e che non sarà solo un polo enogastronomico ma un punto di riferimento per le famiglie e i giovani della città. Insomma, per una volta abbiamo invertito un po' i ruoli, insomma, adesso i giovani e le famiglie di Chiaia, di Posillipo e del Vomero potranno dire andiamo in periferia, insomma, piuttosto che recarsi solo al centro di questa città. Un luogo di ritrovo per giovani e famiglie dove mangiare a prezzi contenuti, ma soprattutto un progetto sociale che nasce per offrire un'opportunità ai ragazzi che vivono in condizioni di disagio. Vi collaboreranno infatti circa 60 persone, di cui 50 giovani selezionati dai servizi sociali e impegnati in tirocini a cura della scuola di formazione GESCO per specializzarsi nelle professioni della cucina e dell'enogastronomia. I prodotti saranno di qualità provenienti dagli orti sociali cittadini, in particolare quello che la cooperativa sociale L'Uomo e il Legno realizza con il carcere di Secondigliano, e si utilizzeranno materiali riciclabili e compostabili nel rispetto dell'ambiente. Un lavoro di squadra, di organizzazione, capitale umano, imprese di comunità, economia sociale, un modello economico dal basso. E Napoli continua nel suo riscatto attraverso il recupero di spazi abbandonati. Questo era un ex opificio che oggi vede insieme rigenerazione urbana, rigenerazione sociale, 60 posti di lavoro, una ricaduta sul territorio, economia, aggregazione, punto di riferimento e alternativa al degrado e alla devianza. Cofinanziato da Fondazione Vodafone e Fondazione Con il Sud, il Poggio può ospitare mostre, convegni, concerti e sarà un locale accessibile a tutti e aperto anche di notte. Pensiamo che così si rivitalizzi il territorio e il connotato sociale straordinario di questa iniziativa è costituito da tanti fattori. Il principale, se ne volessimo evidenziare uno, è certamente rappresentato dal fatto che diamo un'opportunità di lavoro a 60 giovani, ragazzi e adolescenti di questa città, e se la vogliamo proprio dire tutta, io credo che la più potente politica sociale che possiamo realizzare e di cui si ha bisogno soprattutto nella nostra città, nella nostra regione, in tutto il sud, sia esattamente il lavoro. E questo è quello che abbiamo fatto.